Ciao a tutti voi da Rosy, benvenuti all'appuntamento con la nostra vetrina dell'auto ed è un vero piacere ritrovare Futurauto e naturalmente accanto a me Mattia, ciao! Buonasera Rosy, buonasera a tutti, eccoci in Futurauto, concessionario DR per la Nord Italia, esattamente qui siamo a Stezzano in via Arrigo Boito 8 a soli 500 metri dal casello autostradale di Dalmine. Questa sera spero di spiegarvi al meglio tutte le novità della gamma DR. Oggi forse uno dei migliori prodotti con la gamma termoibrida sul mercato. Assolutamente sì, interessantissima la possibilità naturalmente, come saprete, di poter scegliere il GPL che in questo momento è imbattibile come convenienza per quanto riguarda proprio il prezzo al distributore. Esatto. Andiamo a parlare di DR3? Benissimo, allora partiamo subito con la prima che viene proposta da DR, è la DR3. In soli 4,17 m un vero e proprio mini SUV. Qui abbiamo un'auto, innanzitutto partiamo subito, che la priorità di casa è produrre auto unico allestimento full optional. 1.500 benzina puro, 1.500 benzina e GPL e addirittura da pochi mesi anche in versione cambio automatico a variazione continua. Eccola qui, penso che l'auto si descriva praticamente da solo, con delle linee fatte veramente bene, un bicolore già di serie compreso nel prezzo e dotazione veramente ricca. Servosterzo, ABS, climatizzatore di impostazione elettronica, interno misto tra pelle e stoffa con finiture sportive, tettuccio apribile elettrico e un sistema di intrattenimento dotato di Apple CarPlay e Android Auto. Senza dimenticare sensori parcheggio e retrocamera a colori. Questo prodotto vi viene proposto in Futurauto a partire da 18.900 euro nella versione benzina. Gli step successivi sono poi il GPL o il cambio automatico. Comunque con nemmeno 20.000 euro io ho un vero SUV termoibrido. Oggi penso che sia il miglior prezzo sul mercato. Questa è la piccolina che piace ai ragazzi o comunque anche come seconda auto da famiglia. Da qui si può passare all'ultimo prodotto nato in DR che è la nuova 5.0 allestimento unica. Quest'auto nasce da una fusione di due modelli, 4 e 5, con una promozione a partire dal prezzo. Qui con 19.900 euro si ha un vero SUV da 4,30 m abbondanti. Come la vedete è tutto compreso. Servosterzo, ABS, chiusura centralizzata, climatizzatore sempre di impostazione elettronica, luci diurne a LED, interno in pelle totale traforata. E qui abbiamo un motore sempre 1.500 benzina aspirato oppure 1.500 benzina aspirato con impianto GPL della nota marca BRC, forse un must a livello italiano. E ripeto, 19.900 euro, neanche 20.000 euro per un vero SUV da famiglia. DR anche su questo modello ha introdotto la possibilità di motore sovralimentato con cambio automatico a variazione continua di 9 rapporti, che penso che sia un cambio veramente eccezionale anche per i consumi, e sempre con impianto GPL. DR pensa poi anche alle famiglie più numerose e ha messo in campo altri due prodotti che possono essere la DR 6.0 o la DR 7.0. DR 6.0, SUV come dicevamo prima da famiglia con ottimi spazi interni, solo 4,5 m esterni ma internamente un abitacolo veramente comodo e anche qui super dotazione di serie, pelle traforata, regolazione elettrica per i sedili anteriori, tetto panoramico apribile, cerchi da 19 pollici. Questo prodotto in DR lo trovate a partire da 25.900 euro. SUV molto comodo con motore sovralimentato da 150 cavalli. Come il resto della gamma DR, sempre la possibilità di cambio automatico o versione termoibrida con impianto GPL. In Futurauto questo prodotto è molto richiesto, infatti ne trovate di diversi esemplari in pronta consegna. Addirittura abbiamo ancora qualche pezzo nel nostro stock come vetture aziendali.
vetture di un anno e mezzo con nemmeno 10.000 km. In questo caso parliamo della versione top di gamma, cambio automatico con GPL, le stiamo proponendo come ultimi pezzi a 25.500 euro, penso un prezzo veramente imbattibile. A chi non bastasse una 6.0, DR ha creato anche la 7.0. Questa auto nasce diciamo dall'esperienza già consolidata di 6, ma è stata trasformata in una vettura da 4,70 m, 7 posti veramente comodi. Qui ne abbiamo un'esposta, allora, come dicevamo prima, tutto veramente di serie, servosterzo, BS, chiusa centralizzata, climatizzatore automatico Bizona, interni completamente in pelle, traforati, riscaldati con regolazione elettrica, sensori parcheggio anteriori, posteriori e soprattutto retrocamera a 360 gradi, veramente utile per un parcheggio nelle città. La 7 viene proposta solo con motore sovralimentato, 150 cavalli, puro benzina, sempre abbinato a cambio automatico, a variazione continua a 9 rapporti o con impianto BRC per ridurre i costi di gestione dell'auto. Quest'auto, che è veramente un full optional da 4,70 m, DR ve la propone a 32.900 euro, penso un prezzo veramente d'attacco. E su DR7, come tutto il resto di gamma DR, compreso nel prezzo 5 anni di garanzia, che vuol dire tanta affidabilità del veicolo. Continuo anche facendovi vedere il posteriore di quest'auto, che è dotata di portellone elettrico per la comodità di accesso. E il baule, penso che parli da solo, è veramente spazioso. Assolutamente sì, confermo, lo sto guardando insieme a te Mattia, davvero super spazioso, per cui potete avere i 7 posti, magari un po' meno spazio nel bagagliaio, ma magari se viaggiate in 5 avete veramente uno spazio enorme per i vostri viaggi, per la vostra famiglia. E hai sottolineato bene, un prezzo davvero straordinario, visto la qualità della vettura, visto quello che vi offre, e i 5 anni di garanzia ti danno l'idea proprio di grande affidabilità. Quindi DR, scegliete DR per il vostro prossimo viaggio. In DR abbiamo ancora due modelli a completamento della gamma. La più grande, che è un vero e proprio pick-up in stile americano e si chiama DR PK8, è un pick-up da 5,30 m, montato di motore 2000 turbo diesel sovralimentato da 136 cavalli, che rispetta le ultime normative di inquinamento e di CO2, quindi un vero Euro 6. DR con questo prodotto ha creato un pick-up veramente full optional, dall'interno in completa pelle, traforata con sedile sportivo, schermo centrale da 14 pollici e mezzo e tettuccio apribile. E anche qui non si è risparmiata sul prezzo, 32.900 euro, in strada Ivato, un pick up che in altri marchi potrebbe costare benissimo oltre 50.000 euro. DR propone questo mezzo sia ad aziende che a privati, che ormai stiamo notando che in questa zona di Bergamo è diventato anche un must di eleganza avere appunto questo pick up molto accessoriato. E stiamo vedendo che soprattutto nella colorazione nera la gente si sente molto importante ad acquistarlo. Detto questo, come si sta muovendo tutto il mercato oggi, inquinamento, basso CO2, DR ha introdotto anche la sua piccolina full electric. Eccola, DR1, una vettura veramente piccola. Non arriva nemmeno a 4 metri, ma sono riusciti a fare una impostazione addirittura a 4 posti, quello che altri marchi molto più blasonati non sono riusciti a fare. Vettura molto bella, tutto di serie anche qui, sempre come la si vede, dalla colorazione allo schermo centrale da 16 pollici, ma soprattutto una piccolina con pura autonomia di 290 km nell'urbano, anche questo un dato veramente importante. L'uso extraurbano logicamente ne riduce l'autonomia a 200 km.
però se guardiamo le sue concorrenti è già oltre molto gli standard che altre case stanno proponendo. Quest'auto oggi gode di tutti gli incentivi governativi, quindi cosa vuol dire? Qui abbiamo un binomio tra incentivo del governo, DR e la mano di Futurauto che vi permette di avere una promozione addirittura di 7.000 euro sul listino di partenza. Cosa ne dici, Rosy? Ma direi che è un prezzo straordinario per una vettura straordinaria, perché tu hai detto appunto che in questo veicolo così compatto comunque è per quattro persone. Confermo. E poi, così sai, siccome ho avuto modo anche di provarla addirittura, i sedili si abbattono posteriormente, per cui se siete in due, magari voi e vostro figlio che portate a scuola, potete caricare di zaino oppure la vostra spesa tranquillamente. Ha la particolarità di questo sedile, Mattia? È vero. Vuoi dircelo? Vuoi raccontarcelo? Prego, prego. Il sedile, prego, scusami Rosy, del non guidatore ha l'abbattimento addirittura elettrico. Ecco, quindi si sposta elettricamente venendo in avanti, quindi chi deve salire dietro, e veramente vetture più blasonate non ce l'hanno questo particolare, e quindi potete salire assolutamente con grande comodità. Vi invitiamo a venire qui in Futurauto per avere l'opportunità di usufruire di tutte queste campagne e naturalmente per parlare direttamente con Mattia per l'acquisto della vostra prossima DR. Grazie. Grazie a te, Rosy, grazie a tutti per averci seguito. Ciao. Arrivederci.